Ciao Ben. Antonello Venditti, anche senza offesa, trema, senza offesa. Perché? L'anno prossimo, sì, all'ingresso in campo della Magica non ci sarà più Roma, Roma, Roma. E chi ci sarà, scusami? Ma ci sarà un'altra canzone. Sentiamo. Ovviamente siamo già più sì. I like you man. Però vabbè, la musica si è fermata all'83. Sì, ma non è vero. All'83 stoppa le telefonate, è finito tutto. Tutto il resto è stata una merda. I 27 anni a seguire, scusami. Ferrari, te lo dice uno che fa tassinaro. Appunto, ma è stato collega vostro. Un nostro collega, ex DJ. Io ero uno dei DJ più pagati di Roma. Piavo 70.000 lire a sera puliti. Beh, però sei cambiato lavoro motivo. Marco Trani ne piava 75.000 lire. Ecco. Ragazzi, per caso avete il numero di Gazebo? Ma come? Guarda, sei così amico? Appunto, siamo stati insieme fino a 10 minuti fa, poi se n'è andato. Mi sono dimenticato di dirgli che voglio organizzare la serata anni 80 allo Stadio Flaminio di Roma. Certo. Vabbè, sicuramente lo rientri. Al Flaminio, Flaminio pieno, rasato, pieno, pieno, completo. 50 euro l'ingresso, Sì. 50 euro. C'è da pagare un cast stellare. In questo momento di crisi, guarda, lo riempi sicuro. Opening act. Sì. Eddie Addington. Eddie Addington. Ve lo ricordate? Come no. Effettivamente c'era della bella musica USSR. Ma non la sai però, Questo è minore. Questo lo facciamo, SSR. Allora, lui ha smesso di lavorare col crollo del muro nell'89, sì, perché è una canzone sull'Unione Sovietica. Non aveva più ragione di essere. Lo facciamo suonare alle 4 di pomeriggio, al Flaminio, metà giugno, 4 di pomeriggio. Alle, caldo, al caldo. Pomeriggio si fa, di pomeriggio si fanno suonare quelli che non sono proprio personaggi di primo piano. Certo, come il concerto del primo maggio. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Chi c'è di dopo? Sera calano le tenebre. Sì, sì. Quante ore fa questo? Le 4 ore. E c'è Denaro. Senti qua, oh! E qui si strappava tutto. È vero, si vedeva certe unghiate, sì, sul petto. Ten, era fantastico. Ten, ti voglio bene. Ten, sei la vita mia, Ten. Poi vorrei chiamare P-Lion. P-Lion, Happy Children. Happy Children, quello è difficile, sì. Perché è difficile? Perché P? Scusa, tu lo chiami P? Ragazzi, P avrà un nome normale. Paolo, si chiama Paolo. Ah, Paolo, ok. P si è ritirato a vita privata. Ha aperto lo studio commercialista. Ah, fa il commercialista. Vi ricordate? Sì, però non avendo diploma, laurea, non ha un cazzo. Sì. Fa lo scrivano, fa, ah, okay, praticamente. Okay. Fa la Vi ricordate Happy Children, però, certo, no? Children, you got to be the one. You are the children. You see me in every way. E poi cambia tonalità. Complimenti per l'inglese, Massimo, il massimo.
poi in questo concerto del Flaminio si sono fatte le 10:30. Ci vuole bene, pago io per venirlo a vedere. C'è il ponentino che soffia sul Flaminio. Sì, e okay. Chi arriva? Arriva lui, preceduto da un fascio di luce. Ho già capito. Preceduto da una botta di fumoggeri che manco la Roma quando ha vinto lo scudetto nell'82. Pronti, tutti pronti? Chi arriva? Esce lui, Gazzibo! Used to say, I like Chopin. Non si stanca di cantare. Love me now and again. Ferrari canta di Mortacci tua. Never say goodbye. Solo tu. Tu desire when we are together. Together. Bravo Roberto, bravo. Rainy days, going in your eyes. Tell me where. Ho scritto al Presidente della Repubblica Napolitano. Fratelli d'Italia, l'Italia se destra, avanniamo a casa. Il nuovo inno italiano sarà I Like Chopin. Certo, certo. Io ne sono certo. Ragazzi, fermi! Sì, che succede? Fermi tutto! Come? Oh mamma, ho trovato il numero di Gazzebo. Ho trovato il numero di Gazzebo. Qui c'è sta scritto cantanti anni 80, speriamo che sia lui. Sai che a Flaminio avevamo un concerto che manchi Pink Floyd a Venezia. Sì. Con tutto il rispetto per la musica bella degli anni 80, ma non penso che. No? Sì, Gazzibo, chiamo per una serata. No, un Pilaion, non so. Un Pilaion, è Pilaion. Il mitico Pilaion! Grande, grandissimo. You are the children. I wanna see it anyway. You are the children. Grande Pilaion. Oh, grandissimo. La sai tutta? Tutta la so, tutta. In 1983. Insomma. Tu negli anni 80 eri più famoso del Papa, Pilaion. La musica si è fermata all'83. No, ma non esageriamo. Tu eri dai. Un mito. Scusa se ti interrompo. Dimmi. Ma tu chi sei? Io sono Palla di Vetro, DJ Palla di Vetro. DJ Palla di Vetro. Adesso faccio il tassista a Roma. Però sto cercando di mettere insieme una serata con Gazzibo, con i Creators, con Silver Pozzoli, con Eddie Addington. Insomma. Ho capito. Hai capito? Senti, ma ti chiedo una cortesia, proprio una cortesia su giusto di registro sul telefono, me la tengo come suoneria. Il ritornello di Happy Children me lo puoi fare? Anche se è passato un po' di tempo, dal telefono. Ma scherzi, ma stai scherzando. Ma puoi farmelo? Proprio solo you are the children. Io stinging everything. Ma se vuoi rovinare la tua segreteria non c'è problema. Provamela. Vai. You are the children. Your life will be very hard. E vai. You are the children. You're ginging everywhere. Dio esiste. Dio esiste. Grande Pilaion. Oh, ti saluto, ti voglio bene. Ciao. Ciao, ti voglio bene. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. I have the children. Oh, your love is.